intanto è una giornata storica per l'Italia, perché noi qui a Terni ospitiamo un campione del mondo e quindi dobbiamo tenere alto in primo luogo l'onore della nostra nazione e del nostro paese. Poi c'è l'Umbria, ovviamente c'è Terni che si pone ancora una volta al centro di una serie di eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale, mettendo a disposizione un'impiantistica e un contesto che credo che sia ideale per fare di Terni una città dello sport a 360 gradi. Quest'anno abbiamo ospitato diversi campionati italiani, tra i quali i campionati italiani di pattinaggio. Abbiamo inaugurato il nuovo pattinodromo della città, che è di livello sicuramente internazionale. Abbiamo avuto i campionati italiani di nuoto sincronizzato. C'è questo importantissimo, questo è l'evento più importante, ovviamente, il campionato del mondo di tiro con l'arco, in cui colgo l'occasione per fare anche un grande in bocca al lupo al team azzurro. E continuiamo così con una serie di eventi, perché lo sport per Terni non significa solamente competizione, ma significa promozione turistica, significa economia e significa portare la città complessivamente a livello nazionale e a livello internazionale.